Rocco, buongiorno. Buongiorno. Come va la gamba oggi? Un po' meglio, grazie. Ma hai saputo la notizia? È stata scoperta una cura contro la morte. L'hanno detto al telegiornale. Non ho ben capito, ma in pratica tutte le persone al di sotto dei 70 anni che moriranno potranno tornare in vita. Ma è fantastico. Niente più sofferenze. Provate a immaginarlo. Certo, anche se per te. Che bello. Ma non è che mi interessi molto. L'importante è che io abbia il mio lavoro. Questo mi interessa. Già. Dai papà, andiamo. Arrivo. Sì, devo andare anch'io che oggi ho molti clienti. Sei proprio come tuo padre. Non mi interessa della vita, della morte. È solo lavoro. Vero? Non è giusto. Perché è successo? Perché a mio marito? Non si preoccupi, ormai è morto. E poi lei è ancora viva. È questo che conta. Onoranze Funebri Bruni, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Trovata cura contro la morte, svolta rivoluzionaria nella storia dell'uomo. Tramite esperimenti chimico-fisici è stato creato un vaccino capace di restituire la vita. Con una semplice puntura sul lobo parietale, chiunque abbia meno di 70 anni potrà tornare in vita. Il farmaco sarà disponibile in farmacia alla fine del mese. Vediamo il servizio del nostro inviato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo in diretta dal Medical Center di San Francisco. Dalle 22 di ieri sera, ore italiane, è stata divulgata la notizia della scoperta di questo vaccino per riportare... Un uomo si è gettato da un grattacielo perché voleva provare il brivido di volare. Momento di incidenti mortali del sabato sera. I ragazzi sempre più ubriachi. Studente si fa esplodere in classe per saltare il compito di matematica. Vendite di armi da fuoco aumentate del 687%. Oltre 15 milioni le morti per overdose in questo weekend. Tutti tornati in vita grazie al Resorti VIP. Mi aiuti, mi aiuti. Mi dica. Non ce la faccio più. La prego, si cambia e mi spieghi. Io voglio morire, non ce la faccio più, questa vita è un inferno. Mi scusi? È da una settimana che sto cercando di suicidarmi, mi sono tagliato le vene, mi sono fatto investire da un camion, schiacciare da un treno, ma lei non sta bene, non vuole lasciarmi andare. Te la può dire non capire. E mia madre! Ho provato a convincere a lasciarmi morire, ma lei non vuole lasciarmi andare. Ogni volta che mi suicido mi inietta il vaccino. La prego, mi aiuti, per favore! Mi scusi, ma non so davvero... La prego, adesso io mi ammazzo. Lei mi chiude in una bara, la sigilli, la sotterri il più profondo e il più lontano possibile. Per favore, mi aiuti! Beh, guardi, mi dispiace, ma proprio non posso. Per favore! Ne ho abbastanza di questa vita. È un inferno. Bella la vita, vero?
Papà? Sempre la solita, sempre viva, imprigionata dalla tua solitudine. Papà? Vedo che hai molto lavoro da fare. Papà? Vedo anche che hai una bellissima vita, niente però in confronto della meraviglia della morte. Qui dove sono io ci divertiamo da matti. È uno spasso. Dovresti venirci, sai. No. Forse è meglio di no. Tu non vuoi vivere, giusto? Non vuoi goderti la vita, giusto? Allora meglio che resti alla vita. Perché la morte è molto più divertente. La morte è molto più viva della vita. Francesca? Che hai? Non c'è più. Se n'è andato. Calma, di cosa è successo? Papà è morto nel sonno. Si è addormentato e non si è più svegliato. Occupati tu del funerale. Ciao. Che fai di bello? Penso a nonno, ora con chi giocherò a carte. Puoi giocare con me se vuoi. Dai, lo sai che nonno non vuole che tu pianga. Così lo fai stare triste. Perché mio nonno è morto? Perché esiste la morte? Non lo so, piccolo. Non so perché esiste, ma per fortuna esiste. Vita, un vero vita, un vero vita. La morte è molto no, più divertente. Non ascoltare. La vita è bella e non è mai troppo tardi per scoprirla. La vita è bella. La vita è bella. Hai ragione, vecchio mio. O forse no.